questo mese di agosto è dedicato a Dio Padre. Recitiamo insieme questa potente invocazione. Padre, liberaci dal male, cioè dal maligno. La persona è la potenza che è tutto male. Il maligno è stato sconfitto dal tuo figlio Gesù, crocifisso e risorto, e dalla sua madre, la Vergine Maria, la nuova Eva, l'Immacolata. Ora si avventa contro la sua Chiesa e contro tutta l'umanità perché non giunga la salvezza. Anche noi siamo sotto la sua pressione, siamo in tempo di lotta. Liberaci da ogni sua presenza e influenza. Fa che non cadiamo sotto la sua schiavitù. Padre, liberaci dal male. Padre, liberaci da tutti i mali del maligno. Liberaci dal vero grande male delle nostre anime, il peccato, al quale ci tenta in tutti i modi. Liberaci dalle malattie del corpo e della psiche che egli causa o sfrutta per farci dubitare del tuo amore e farci perdere la fede. Liberaci dai malefici che ci fanno i maghi, i fattucchieri, i seguaci di Satana. Padre, liberaci dal male. Padre, libera le nostre famiglie dai mali che provengono dal maligno. Divisioni tra sposi, tra genitori e figli, tra fratelli, danni sul lavoro e la professione, corruzione morale, perdita della fede. Libera le nostre case da ogni insidia, da ogni infestazione, da ogni presenza del diavolo, a volte sensibile con rumori e disturbi. Padre, liberaci da tutti i mali. Amen.